Ciao! I protagonisti del video di oggi possono essere trovati nei più profondi laghi o nei più lontani oceani, ma non sono qualsiasi creature. Sono i pesci fantastici by Marcelo. Vediamo insieme! Quindi ragazzi, questi sono i pesci fantastici by Marcelo. Questi sono i modelli base che vi insegnerò a realizzare oggi. Questo ho messo un cappellino di maestro e anche gli occhiali non possono mancare per un maestro. Tanta saggezza e bellezza, no? È carinissimo lui. Questi sono gli stili di primo ministro, che ha un monocolo con una catenina a peso e una bella fascia, una coccarda pure. Come in tutte le mie creazioni, non può mancare una lady. Questa ha una parrucca del 700, tutta piena di ornamenti, un pesciolino e un ventaglio in mano. In mano. E certamente il re. La barba, la corona, somiglia un po' al logo di By Marcelo. Una coincidenza, non lo so. Adesso voglio mostrarvi i materiali necessari come si fa un pesciolino base dei pesci fantastici By Marcelo. Quindi ci serve filo di ferro di muratori e una pinza, scotch di carta, carta riciclata, carta da riciclo, sia riviste, giornali, quello che abbiamo a casa, avanzi di tessuto, tessuti di riciclo, quello che possiamo utilizzare, cola vinilica e una perlina per l'occhio del pesciolino, una base realizzata con un pezzo di cartone e una busta. Ho fissato dietro la busta con un scotch, voi potete guardare così. Questo serve per realizzare la coda e le pinne dei pesciolini. Dopo mostrerò come si fa. Adesso vediamo come si fa il pesciolino. La struttura del pesciolino è così. Con il filo di ferro facciamo questa forma come un uncino che va a servire per mantenere la struttura. Con la carta realizziamo questa forma, che è come un occhio che sarà il corpo del pesciolino. Dopo dobbiamo mettere strisce di tessuto, tagliati proprio così, senza forbici. Qua sono le pinne. E la coda. Ah, non posso dimenticarmi dell'occhio del pesciolino. La pellina. Vediamo adesso come si fa. Come ho detto prima, con filo di ferro facciamo questo uncino e utilizzerò foglio di rivista, sempre riciclando, approfittando per non buttare niente. Io schiaccio così perché il foglio diventa più modellabile, più facile di fare la forma che vogliamo, così. Sempre fissando com pezzettini di scotch di carta. È molto semplice. Così. Adesso inizio a schiacciare le estremità. Questa forma è facile, come se fosse un occhio, come ho detto prima. Fisso con lo scotch di carta. Così.
un po' di scotch. E continuiamo a modellare e mettere un pochino più di carta per dare più corpo, sempre schiacciando. Questa tecnica serve per qualsiasi animaletto o personaggio che vogliamo realizzare. Non avete paura che rimane un po' irregolare, perché sempre sembra strano in questa fase del lavoro, ma il risultato sarà bellissimo. Avete visto quanti scotch utilizzo? Perché gli scotch mantengono la forma come noi vogliamo. Quando siamo soddisfatti della forma, ok, è pronto. Adesso dobbiamo incollare il tessuto. Ho tagliato il tessuto in strisce, è un po' sfrangiatine così. Questo dà un effetto più rustico e mi piace tantissimo perché dà una textura alle squame, sembra un po' squame. Quindi con la cola vinilica pura inizio a applicare con un pennello. Questo passo è importante, che questa punta, quando facciamo il primo giro così, questo va a formare già la bocca del pesciolino. Guardate. Quando abbiamo messo così, siamo soddisfatti della bocca? Perfetto, manteniamo e tagliamo l'eccesso solo in questa parte. Adesso con la colla continuiamo a fissare e a mettere più strisce di tessuto. Come il taglio è rustico, diciamo così, possono uscire tanti fili, non preoccuparvi. Possiamo arrotolare il filo insieme, utilizzare anche come textura, come ho detto prima. Guardate come faccio. Iniziano a mettere le altre. Questi difettini noi con la colla e con il pennello possiamo abbassare. Questo è un lavoro di pazienza e rilassa tanto. Ho scelto questo tessuto a striscioline, ma tu puoi utilizzare il tessuto che ti piace o il colore con la fantasia che ti piace. Se vediamo che manca un pezzettino, possiamo tagliare un pezzettino piccolo di tessuto e mettiamo per coprire la parte che manca, così. Sempre con la colla, con il pennello.
questa è l'ultima striscia che manca. Guardate, non è perfetto, e è questo che fa diventare il pesce più bello ancora. Davvero, sembra una scultura questo quando è finito. Adesso lasciamo asciugare e continuiamo. Il prossimo passo è fare gli occhi. Per gli occhi, ho preso una striscia, inizio a torcere così. E faccio questo movimento. Guardate che bella textura, che bella forma che diventa. Qua dopo mettiamo la perlina. Questo dobbiamo fare con la colla. Come dovevo fare vicino alla camera, ho fatto solo così. Ma quanto più colla mettiamo meglio. Guardate, qua mettiamo la perla. Questo è per mostrarvi più la forma dell'occhio, come è realizzata. Ed è solo collare nei laterali del pesce. Adesso vi mostrerò come si fa la coda e le pinne. La coda è questa forma, un triangolo, con i tagli così. E c'è la pinna superiore e la pinna inferiore. Tutte e due hanno la stessa forma. È un triangolo così, con i tagli di questa forma. Come tagliamo il tessuto per essere più facile? Facciamo un rettangolo, dividiamo alla metà e dopo facciamo tagli nella diagonale così. E dopo ancora facciamo altro taglio così e così. Adesso dobbiamo realizzare questi piccoli tagli come ho fatto nel disegno a lato. Che dopo li tagliati dobbiamo sfrangiare un po', ma vi mostrerò come si fa. Quindi abbiamo una coda, un'altra coda, una pina, un'altra pina, un pesciolino. Per un pesciolino servono due code e quattro pinne. Mostrerò adesso nel tessuto. Guardate, il rettangolo diviso in due e tutte le divisioni che ho fatto nel disegno. Adesso prendiamo colla e acqua, una parte di colla e due parti di acqua. Mescoliamo bene e dobbiamo bagnare ogni pezzettino di quelli che abbiamo tagliato adesso. Mettiamo un pezzettino dentro della mescola di acqua e colla e togliamo l'eccesso. Qua. Ricordate quella base che ho detto del cartone con la plastica, con la busta plastica? Adesso adagiamo questo tessuto bagnato in acqua e colla così. Questo va a fare con il pezzo di tessuto rimane proprio con la forma che abbiamo lasciato. Questo va a dare un bellissimo movimento al nostro pesciolino, fantastico. Facciamo questo con tutti i pezzi e sempre adagiamo la forma che ci piace. Le pinne, mi piace fare questo movimento proprio come se il pesce sta nuotando proprio. Mi piace tantissimo.
lasciamo asciugare, tarda come tutta una notte, quindi quanto più caldo è il tempo meglio. Adesso già ho incollato gli occhi, già sta asciutto il pesce, e iniziamo a incollare le pinne e la coda. Prima la coda, normale, mettiamo la colla vinilica e fissiamo una di un lato e l'altra dell'altro lato. Guardate come sta rigida la coda già. L'altro lato. E le pinne dello stesso modo incolliamo. Vediamo veloce. L'interessante è che un pesce di questo è... dobbiamo utilizzare pochissimo tessuto per realizzare. Pensa che sembra che è tanto, ma non è, pochissimo tessuto. Abbiamo fissato tutto. Pronto. Quindi è così che si realizza la forma base dei pesci fantastici by Marcello. Quindi spero vi siano piaciuti i pesci fantastici by Marcello, e se volete vedere più del mio lavoro andate alla mia pagina Facebook by Marcello, oppure alla mia pagina Instagram by Marcello Carboni. Anche la rivederci oggi sarà un po' diverso. Vediamo come. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.